Aia, ante il vetro, mi sono bucato il cervello. Questa registrazione anche oggi, che è? Che giorno è oggi? Oggi è domenica 17 febbraio 2008. Non mi pare vero, già il 2008 è passato di un mese e mezzo. Il tempo vola proprio. Sì, infatti. Verso andiamo... l'eternità. Esatto. Adesso andiamo verso il Monte San Vicino. Il benzinaio ti ha toccato andare a chiamare il garage. Sono giù a casa. Cosa giù a casa? Stava mettendo a posto le legne giù a casa. Ma dai. Madonna. Eh no, in realtà guarda, nel 2008 ancora i benzinari stili anni 50. Questa chissà perché la vecchia abbazia di San Vittore era. Ah. La chiesa di San Vittore. Vicinati tralci dell'erba. Provenienti da antichi. Questo invece era passato. Più o meno dove essere. Arrivavano fino a lì e c'era... Allora punta verso il monte dove andremo. Sì. Il monte. È tanto che volevamo andare su io e te sul monte. Sì, io. Per mangiare lì. Ma non solo, specialmente per ludare il Cristo, nostro creatore e redentore. Eh? È tanto che vedemo sta vigna quella volta della neve, ti ricordi? Era piena di neve, bellissima. Però non ci siamo venuti mai su con la macchina. Oggi per la prima volta, però più su da Lucì non ci venimo perché gira a vuoto le ruote, che siccome l'erba è un po' bagnata dalla brina la mattina, che freddo, hai capito? Non si... Non si fa. Fortuna che c'ha la trazione dietro, guarda c'è gente. Della calza d'acqua che naffia tutta la vigna stessa. Poi la miseria. Dappertutto, eh? È che lui la calza. Mamma mia, sto mandando. Manca girai la fango. No, ma fare il metro mangio. Girà, ti preoccupi per girare. Chi? Perché è i dossi che mi preoccupano. Sì, e tocca sotto. No, tocca in mezzo. A me mi preoccupa. In mezzo non va bene. Vediamo lì, poi basta, dai. Ce l'hai dappertutto. Guarda le consumo. Mamma mia. Guarda, è metà e se vado in casa. Dai, cosa registri più? Ci troviamo adesso. Ci troviamo, abbiamo preso una strada che da lì alla diga proprio va in su, su Pumonte. Ci siamo trovati qui in un Getsemani. Il Monte degli Ulivi, tutte montagne. Tutte montagne, dopo c'è gli alberi, oltre che gli ulivi, c'è gli alberi secchi. Là se vede dal freddo. Cinghi là. Che bel posto. Quanto mi piacerebbe ad abitare qui, averci una casa. Una casa qui proprio diroccata. Questa sembra i mattoni della casa di Santa Rita, da Cascia. Certo che qua è un silenzio incredibile. Tu pensi a quelli che stanno di casa qui una volta? Ma allora deve essere che prima la strada in cui me c'era, però l'hanno amplificata con i trattori. Sì. Perché vedi che c'erano i buchi freschi. Ma sicuramente vedi che la strada c'era, perché una traccia c'è. Strada, ma infatti adesso è completamente, quella volta un macello era quella. Quella volta c'era, sì, però era impercorribile, era una traccia.
Stavo a pensare, potrebbe essere che hanno tagliato tutto, hanno fatto questa strada più larga per farci passare i cami o le ruspe per fare un impianto della luce. Sì, sì. Perché un impianto di risalita, chi in due è che vai a scia? Te schianti in degli alberi? No, qui è sicuramente qualche impianto o luce, no, acqua e gas impossibile, la luce. O un oleodotto, un oleodotto. Qui dessù, chissà, può? Può essere. Forse ci metteranno dei pali per l'elettricità. Da qui, quella entrata era. No. Bussa un po', vedete un po' se c'è nisciù. Guarda, il matto, guarda lì, hanno impastato tutto quella volta. Hanno messo su pure pietre, pietruccioli, come San Francesco. Chi è? Però non si può aprire. Che bel posto. Vite, ti serve? No. Anzi, sì, questo, anzi. Pupì? Sì. Che natura incontaminata. Ti rendi conto una casa chi? Io, guarda, non me credevo mai qua in mezzo. Io ci metterei una firma se uno me la regala. Va, c'è una dopo strada là, va, visto? Sì, ma dopo però questa la devi ristrutturare. Sa. Se uno me la regala, me dà pure i soldi per la ristrutturazione. Ah, certo. Me lo sogno. Spalda la strada, poi. Oh, qui c'è pericolo che casca giù tutto da un momento all'altro. Guarda un po' le travi di legno. Il soppalco. Pericoloso sta qui. Gli attrezzi vecchi, va. L'aratro. I contadini. Pensa una volta, il contadino qui. Mamma mia, guarda un copertone di una ruota. Del carro. Mamma mia, guarda lì. È faticosa perché dove viene ricavata questo terreno di montagna qui, tutto il necessario per vivere. Una famiglia. Coi buoi, con gli asini. Sì. Sicuramente la parte più coltivabile sarebbe stata quella là, quella un po' più pianeggiante, quella lì. Fino dalla terra il necessario per vivere, poi per il riscaldamento sicuramente andavene su per il bosco a pia. I legni. I legni. Non c'avevano le spese, certo, non c'era metano, niente. Niente. Non c'era la luce, vedi che manco l'elettricità ancora c'è? Guarda che finestrine, oh! Vedi, erano piccole per non far entrare il freddo. Sa quando nevicava, che il fiume era navigabile, c'era tutta acqua, tutta neve in continuazione. Tutti inverni 5-6 metri di neve quassù. Perché immaginiamo che nel 98 l'ultima nevicata grandissima è stata di 4 mesi, metri e mezzo, sì. Qui. 4 metri e mezzo. Ma comunque, di questo periodo qui, oggi 17 febbraio, 50 anni fa era tutto bianco sicuro. Sì. E nei periodi invernali i contadini mica facevano niente, stavano dentro casa. Che avevano mucchiato come le formiche d'estate, sì. Da mangiare, sì, sì. Mangiavano quello che c'era. Andiamo su per quel campo, eh? Comunque pare un'irrealtà sto posto. Dicevi? La differenza, dicevo, no? Nella vita di una persona che vive qui ed è una che vive in una città e che lavora dentro una fabbrica dal mattino alla sera. Ed è una che invece vive qui e vive tutto il giorno nel campo. Una vita completamente diversa che dopo, anche per quanto riguarda l'eternità, te nella fabbrica pensi solo al materialismo e basta. Invece qui sei comunque portato a pensare all'eternità, perché guarda che posto. Certo. Ti alzi la mattina, guardi tutto questo meraviglia. Lodi a Dio che sei nelle altezze. Invece giù da noi, ti alzi in una città, tutte macchine, traffico, rumore, un macello. Poi dopo pensi che devi andare faticante a una fabbrica con un macello. Semafori, dossi, assicurazione, bollo, pagamenti in continuazione. Non respiri più, una puzza di tutto. Che schifo. Questa sì che è vita. Pur nelle difficoltà. Certo. Perché non è che qui tutto rose e fiori, perché qui dovevi fare. Non è che vai al supermercato e trovi tutto pronto, dovevi tutto fare per conto tuo. Però almeno eri soddisfatto del lavoro. Alla sera, quello che avevi costruito durante la giornata mangiavi. Invece la giornata fatichi a rotta di collo, non finisci più da fatica. E vai a casa stracco morto, sfinito, esaurito, traffico, dossi, semafori, pagamenti, bollette, la televisione,
cazzi vari, non ne la fai più, non respiri più. Cuccia rimane. E quello rimane, che, e poi quello che guadagni non è che dopo dici quello che guadagni te basta, non basta un cazzo. Quello che guadagni non te basta nemmeno. A fine mese vai sotto. Spese. Un macello. Però quanto durerà? No, non lo so. Durerà poco. Sì, sì. Se il Signore ritornerà presto, purificherà tutto da sto macello. A pensare che qui ancora pare un paradiso. Sì, sì. Uno dice chi puri, cosa purifichi qui? Qui è a posto, pare. Pare a posto. Eppure, la terra sarà arata come un campo. Mamma mia. Da Dio. Perché tanto le formiche, la robaccia è tutta in basso. Sì, sì. Posta la Madonna dice nei messaggi. Dai monti ritorneranno giù le persone che redente dal sangue di Cristo alludano un'altra volta a Dio come un tempo. Che alzavano i bracci così, ti lodo e ti ringrazio Signore, tutti i giorni così. Sì, tu pensa, ogni mattina ringrazia il Padre Eterno che l'ha creato e gli ha donato tutto quello che vede e quello che non vede, anche quello invisibile. Che roba, guarda. Invece noi alla mattina, no noi singolarmente, in generale, quasi tutti alla mattina, porco, porca, porco, porca, sempre così. Che schifo, Madonna. Che schifo. Che razza di vipere, bastarde. siamo diventati tutti proprio porci, vipere. Peggio, peggio. Peggio, gli animali è meglio di noi. Sì, sì. Bisogna ritornare alle origini. E no... Però per far ciò ci vuole la mano di Dio, sì. Purificatrice. Pericolo di crollo. Tutti si è spostati in tele città. Sì, tutti l'urbanizzazione. Le città diventate invivibili, tutti i quartieri nuovi, tutte espansioni, case che hanno divorato le campagne. Per cosa poi? Non era meglio questa vita qui? Perché poi l'importante, no? È guardare verso il cielo. Qui uno per forza guardi verso il cielo. Giù da noi invece guardi sempre per terra, guardi sempre le case, le fabbriche, il traffico, devi stare attento, non puoi guardare in aria, perché basta che un attimo ti distrai e ti chiappano sotto le macchine di quante ne passa. Non puoi manco alzare gli occhi al cielo. Ma manco alzare gli occhi al cielo, ve lo dà Dio. Cosa mangi? Cosa mangi? Questo è il più solidale. I vecchi mezzi di trasporto degli uomini. Che Dio ci ha donato sti mezzi qui di trasporto. Prima del motore a scoppio questi si andava su per le salite. Non sentivi né niente. Tanto quattro zampe. Ti rendi conto che ce l'ha donati gratis Dio? Non c'è, era tutto gratis. Sì, io. Dobbiamo prendere sul frontale. C'è un'altra strada. Una strada che collega lì. Quella chissà dove va a finire sul dentro, si internerà giù. Guarda che roba là. Quella lì. Chi c'era una cava? Piccolina, sì. Chissà di cosa, di zolfo, è roscio. Allora da lì non si vede, però. Noi dobbiamo andare su chi? Fino lassù. A piedi fino a due sulla croce. Però sta passando da dietro, c'è un percorso corto. Quant'è? Mezz'ora, tre quarti. Perché vedi qua quanto è ritto, invece là più dolce. Comunque l'aria è frizzantina. Sì. Come si dice, freddo. C'è il vento. Thank you.
Abbiamo fatto già a mezzogiorno e tre quarti quasi. Dovevamo arrivare lassù, dopo ci dovevamo mangiare. Lassù c'è la neve stamattina. Sì. Adesso mi arrampico qui. Oh, è il precipizio. Sì? Madonna mia, che promontorio. È spettacolare quassù, eh. Madonna. Metto a pisciare? Sì. Chi piscio allo stato prato? Piscio giù per la strada oppure qua? De là, eh. De qua. Ah, che sciala. Sei sciala. Dopo che uno viene su, se gode tutto l'infinito, ti metti a fare una pisciata, ti sgonfi pure e stai pure meglio. Ah. A posto. Tete scappa. Qua è molto ripido. Andiamo a arrivare lassù con la punta là. Guarda che immensità. C'è stato un disboscamento qua. Un disboscamento. Eh? Un disboscamento qua, non vedi? Sì, sì. Era quello che vedevi laggiù prima. Qui va giù a picco la roccia. Mamma mia, che bello. Ed è sta su un trono. Perché vedi, qua da là non c'è niente, no? Questa roccia qui in mezzo. È vero, è vero. E domani tutto. La strada è quella lì? Quella laggiù, dighi. No, quella va su, c'è una centrale elettrica. Ma passa sotto il monte, ma vedi che c'è una casa là? Sì, sì. Quindi... io vedo pure un ponte, guarda. Ci passerà una ferrovia là. O nel... sì. Vedi là quel ponte, là in mezzo. Due alberi tagliati la neve. Sì, io. Non ti scappa. Guarda che calza. Questa è la calza dei pompieri per spegnere il fuoco. Già fatto. Con me hai bevuto poco? Sì. Te smuove, Fabio. Dai, è giù! Alzati in piedi, vi è giù di corsa! Che paura c'hai? Che tanto più de per terra non caschi, eh? Mica poi cascate sotto te. Oh, anche così è bello. Sì, ma cosa guardi? Cosa guardi? Vedi le macchine che passano? Sì, te fossilizzi. Dai, andiamo su, dai. Proprio qua, eh. Siamo quasi a Pian dell'Elmo. Ci manca poco. Te va dritto, non girà, non frenà, non fa niente. Dai, dai, dai. Veloce. Se vai più piano dopo ci vola a vuoto. Ti piace? Sì, io. Certo, cioè, che se era quella volta come quando siamo venuti con zio, gustava di più. Ma quella volta per non essere sparata è possibile che la facciamo via qua su. E lì? Va su così veloce, se no si ferma, si blocca. Vai, vai. Di chi che ci batte l'ombra? Però vedi, l'hai fatta dopo, ci sta con Chiara. Sì. Meglio, no? Però un centimetro. Perché te passante la, con una ruota andò asciutto, sennò potevamo andare pure giù per il greppo. Dopo chi ci aspetta tutti gli alberi, ci sfracelliamo laggiù. Posto, fatta. Allora, siamo arrivati qua su, che c'è un po' di neve, in dei punti de... anche del sole, vedi? Sì, sì. Anche del sole, perché deve essere che ci batte poco il sole qui. E perché è freddo. Anche te quell'altro monte c'è un po' di bianco, sì, vedi? Sì. Ha nevicato, non si sa quando. Forse in due quando c'era tutta quella nebbia la giù da noi. Vedrai. Dai, leggi un po', che leggiamo, no? Questo compendio, questo qui, no, è il catechismo questo... della Chiesa Cattolica, che non lo legge nessuno. Tanto se non legge nella Bibbia, non legge neanche questo. Capirai. Come fai a leggere questo? Non qui è il compendio, spiega... questo è proprio il catechismo proprio. Il catechismo della Chiesa Cattolica che l'ha scritto Giovanni Paolo II insieme con Ratzinger. Sì, pensa un po'. E adesso è Papa pure Ratzinger. Pensa un po'. Allora, questo qui
non è... Questo tratta del giudizio finale, quello che collegamo al discorso di prima, lassù, che però qua su è freddissimo, quindi ci dobbiamo pure sbrigare a leggi. E... a posto. Allora, leggiamo questo, faremo un pezzo più veloce. Dai, più veloce possibile. La risurrezione di tutti i morti, dei giusti e degli ingiusti, precederà il giudizio finale. Sarà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce, del figlio dell'uomo, e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita, e quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Allora Cristo verrà nella sua gloria, con tutti i suoi angeli, e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. E se ne andranno questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna. Davanti a Cristo, che è la verità, sarà definitivamente messa a nudo la verità sul rapporto di ogni uomo con Dio. Il giudizio finale manifesterà, fino alle sue ultime conseguenze, il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena. Tutto il male che faranno i cattivi viene registrato a loro insaputa. Il giorno in cui Dio non tacerà, egli si volgerà verso i malvagi e dirà loro: «Io avevo posto sulla terra i miei poverelli per voi. Io, loro capo, sedevo nel cielo alla destra di mio padre, ma sulla terra le mie membra avevano fame. Se voi aveste donato alle mie membra, il vostro dono sarebbe giunto fino al capo. Quando ho posto i miei poverelli sulla terra, li ho costituiti come vostri fattorini, perché portassero le vostre buone opere nel mio tesoro. Voi non avete posto nulla nelle loro mani, per questo non possederete nulla presso di me». Il giudizio finale avverrà nel momento del ritorno glorioso di Cristo. Soltanto il Padre ne conosce l'ora e il giorno. Egli solo decide circa la sua venuta. Per mezzo del suo Figlio Gesù pronunzierà allora la sua parola definitiva su tutta la storia. Conosceremo il senso ultimo di tutta l'opera della creazione e di tutta l'economia della salvezza. E comprenderemo le mirabili vie attraverso le quali la provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il giudizio finale manifesterà che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie commesse dalle sue creature e che il suo amore è più forte della morte. Il messaggio del giudizio finale chiama alla conversione fin tanto che Dio dona agli uomini il momento favorevole, il giorno della salvezza. Il santo timor di Dio impegna per la giustizia del regno di Dio, annunzia la beata speranza del ritorno del Signore, il quale verrà per essere glorificato nei suoi santi, essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto. Gli nuovi e della terra nuova. Alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Alla fine dei tempi, adesso, eh? Dopo il giudizio universale, i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo sarà rinnovato. Allora la Chiesa avrà il suo compimento, nella gloria del cielo, quando verrà il tempo della resurrezione di tutte le cose e quando col genere umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente unito con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente ricapitolato in Cristo. Pensa un po', però, vabbè. Questo misterioso rinnovamento che trasformerà l'umanità e il mondo della Sacra Scrittura è definito con l'espressione i nuovi cieli dalla Sacra Scrittura. È definito i nuovi cieli e una terra nuova. Sarà la realizzazione definitiva del disegno di Dio di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Questo è Efesini 1:10. Poi, in questo nuovo universo, la Gerusalemme celeste, Dio avrà la sua dimora in mezzo agli uomini. Egli tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Per l'uomo questo compimento sarà la realizzazione definitiva dell'unità del genere umano.
voluta da Dio fin dalla creazione e di cui la Chiesa nella storia è come sacramento. Coloro che saranno uniti a Cristo formeranno la comunità dei redenti, la città santa di Dio. La sposa dell'agnello, essa non sarà più ferita dal peccato, dalle impurità, dall'amor proprio che distruggono o feriscono la comunità terrena degli uomini. La visione beatifica nella quale Dio si manifesterà in modo inesauribile agli eletti sarà sorgente perenne di gaudio, di pace e di reciproca comunione. Quanto al cosmo, sente bene, la rivelazione afferma la profonda comunione di destino fra il mondo materiale e l'uomo. Oh, cupì, il soffitto della macchina. Sente, La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù, dalla corruzione. Pensa, la terra stessa geme perché c'è la merda, le fabbriche, lo schifo e le bestemmie degli uomini, e nutre la speranza di essere lei più liberata dalla schiavitù, della corruzione. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Anche l'universo visibile dunque è destinato ad essere trasformato, affinché il mondo stesso, restaurato nel suo stato primitivo, sia, senza alcun più un ostacolo, al servizio dei giusti, partecipando alla loro glorificazione in Gesù Cristo risorto. Ignoriamo il tempo in cui saranno portate a compimento la terra e l'umanità, e non sappiamo il modo in cui sarà trasformato l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo però, dalla rivelazione, che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova in cui abita la giustizia e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono dal cuore degli uomini. Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce nel quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia nella misura in cui si può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza. Infatti, i beni della dignità dell'uomo, della comunione fraterna e della libertà, cioè tutti questi buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale. Dio allora sarà tutto in tutti nella vita eterna. La vita, nella sua stessa realtà e verità, è il Padre, che attraverso il Figlio nello Spirito Santo riversa come fonte su tutti noi i suoi doni celesti e per la sua bontà promette veramente anche a noi uomini i beni divini della vita eterna. In sintesi, ogni uomo riceve nella sua anima immortale la propria retribuzione eterna fin dalla sua morte in un giudizio particolare ad opera di Cristo, giudice dei vivi e dei morti. Noi crediamo che le anime di tutti coloro che muoiono nella grazia di Cristo costituiscono il popolo di Dio nell'aldilà della morte, la quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della risurrezione, quando queste anime saranno riunite ai propri corpi. Noi crediamo che la moltitudine delle anime che sono riunite attorno a Gesù e a Maria in paradiso forma la Chiesa del Cielo, dove esse nella beatitudine eterna vedono Dio così com'è e dove sono anche associate in diversi gradi con i santi angeli al governo divino esercitato da Cristo glorioso, intercedendo per noi e aiutando la nostra debolezza con la loro fraterna sollecitudine. Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma imperfettamente purificati, benché sicuri della loro salvezza eterna, vengono sottoposti dopo la morte ad una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gloria di Dio, praticamente il purgatorio. Oh, cosa ripigli, lo sportello? Allora, capito, il purgatorio praticamente. In virtù della comunione dei santi, la Chiesa raccomanda i defunti alla misericordia di Dio e per loro offre suffragi, in particolare il santo sacrificio eucaristico. Seguendo l'esempio di Cristo, la Chiesa avverte i fedeli della triste e penosa realtà della morte eterna, capito? Chiamata anche inferno. Questo inferno, questo. Dopo collegamo in quell'altro. La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio.
In Dio soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira, capito? Solo sì. In Cristo c'ha la felicità. È inutile che la va in cerca in altri posti. La Chiesa prega perché nessuno si perda. Signore, non permettere che sia mai separato da te. Se è vero che nessuno può salvarsi da se stesso, è anche vero che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e che per lui tutto è possibile. La Santissima Chiesa Romana crede e confessa fermamente che nel giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno col loro corpo davanti al tribunale di Cristo per rendere conto delle loro azioni. Alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Allora i giusti regneranno con Cristo per sempre, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo materiale sarà trasformato. Dio allora sarà tutto in tutti, nella vita eterna. 1 Corinzi 15:28. Amen. Penso delle sofferenze dell'apostolo cristiano. Cosa vuol dire? Chi è che se professa cristiano, che crede in Gesù, che è risorto, l'unica persona in assoluto che è venuta su sta terra e è risorto dai morti, non c'è nessun altro. È inutile che dimo che le religioni tutte uguali. Il cristiano è chiamato a soffrire. Ma perché? Chi è suo cristiano? Chi è suo cristiano? Chi è? Chi lo conosce? Il cristiano è colui che crede in Gesù Cristo che è risorto dai morti. Figlio mio, attingi sempre forza nella grazia che è in Gesù Cristo. E le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali siano in grado di ammaestrare a loro volta anche altri. Insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno però, quando presta servizio militare, si intralcia nelle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Anche nelle gare atletiche non riceve la corona, se non chi ha lottato secondo le regole. L'agricoltore, poi che si affatica, deve essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di comprendere ciò che voglio dire. Il Signore certamente ti darà intelligenza per ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti, secondo il mio Vangelo, a causa del quale io soffro, fino a portare le catene come un malfattore. Questo che parla è Timoteo, anzi non è Timoteo, è San Paolo Apostolo che scrive una lettera a Timoteo. Come la parola di Dio non è incatenata, ma la parola di Dio non è incatenata, perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola. Questo è importante. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Lotta contro il pericolo attuale dei falsi dottori. Richiama alla memoria queste cose, scongiurandoli da... Lo rileggio, lotta contro il pericolo attuale dei falsi dottori. Cos'è il falsi dottori? Chi è che si professa Dio in terra? Adesso? Sì. Chi è che fa le nuove religioni? Tutte queste religioni lì del cavolo, tutte le sette. Sì. I falsi maestri. I maghi, cartomanti. Quello un maestro, quell'altro un maestro, tutti i maestri. Alla fine non capisce né niente ciò. Perché i politici, è risorti, tutti. Sì, maestri, non è risorti. Allora, richiama la memoria queste cose, scongiurandoli davanti a Dio di evitare le vane discussioni, che non giovano a nulla, se non alla perdizione di chi le ascolta. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di approvazione, un lavoratore che non ha di che vergognarsi, uno scrupoloso dispensatore della parola della verità. Evita le chiacchiere profane, perché esse tendono a far crescere sempre più nell'impietà. Capito? Le chiacchiere inutili, le dobbiamo evitare. La parola di costoro, infatti, si propagherà come una cancrena. Senti che roba. Oh. Fra questi ci sono Imeneo e Fileto, i quali hanno deviato dalla verità, sostenendo che la resurrezione è già avvenuta e così sconvolgono la fede di alcuni. Tuttavia il fondamento gettato da Dio sta saldo e porta questo sigillo. Il Signore conosce i suoi e ancora si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. In una casa grande però non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, che anche di legno o di coccio. Alcuni sono destinati ad usi nobili, altri per usi più spregevoli. Chi si manterrà puro astenendosi da tali cose sarà un vaso nobile, santificato, utile e di padrone. E al padrone
utile al padrone, pronto per ogni opera buona. Fuggi le passioni giovanili, cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro. Capito cosa c'è scritto? Fuggi le passioni giovanili. Cosa di pi la finestra? Pi a me, gira. Fuggi dalle passioni giovanili significa non farsi le pugnette, sennò se muori in eterno. Un servo del Signore non deve essere litigioso, ma mite. Mite significa calmo. Con tutti, atto a insegnare, paziente nelle offese subite. Cioè che se subisce un'offesa non si deve incazzare a morte, chiude ogni rapporto, sbatti il telefono in faccia, non ti parlo più. Lui deve perdonare, deve imparare a perdonare. Dolce nel riprendere gli oppositori nella speranza che Dio voglia loro concedere di convertirsi, perché riconoscano la verità e ritornino, e se sfuggendo al laccio del diavolo che li ha presi nella rete, perché facessero la sua volontà. E sapere che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio, con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore. Guardati bene da costoro. Al loro numero appartengono certi tali che entrano nelle case e accalappiano donnicciole cariche di peccati, mosse da passioni di ogni genere, che stanno sempre lì ad imparare, senza riuscire mai a giungere alla conoscenza della verità. Sull'esempio di Iannes e di Iambres, che si opposero a Mosè, anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta e riprovati in materia di fede. Però non progrediranno oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avviene per quelli. Tu invece mi hai sempre seguito da vicino nell'insegnamento, nella condotta, nei propositi, nella fede, nella magnanimità, nell'amore del prossimo, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Però aspetta, San Paolo parla a Timoteo, che è stato bravo, è stato tutto l'incontrario di quelli cattivi, orgogliosi e tutte queste cose qui. Parla San Paolo a Timoteo, che è stato giusto. Invece la parola parla chiaro. Noi dobbiamo pensare che noi siamo ingrati, quelli ingrati, che dobbiamo riconciliarci a Dio, ci dobbiamo confessare. Come quelli che incontrerai ad Antiochia, a Iconio e a Listri. Tu sai bene quali persecuzioni ho sofferto, San Paolo. Eppure il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Gesù Cristo saranno perseguitati. Ma i malvagi, gli oppositori e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannatori e ingannati nello stesso tempo. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le Sacre Scritture. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, infatti, è ispirata da Dio. È utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Famo la camminata, la scalata. Raccomandazione solenne. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annunzia la parola. Insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie. Capito? Quello che dicevo prima. Sì. I maestri tutte... Quello che succede pure sulla fabbrica tutti i giorni, no? Tutto il giorno la fabbrica, tutti se fanno i falsi cristi. Sì. Lui gliene va, quando gli parli di Cristo, basta che io faccio un segno di croce, bestemmine ad alta voce a Dio, impregane e mi mandano a fanculo. E se creano il loro Dio è Satana a sto punto. Sì. È la fica. È la parola fica, ce l'ha nella bocca. Fica e bestemmia. E bestemmia, che io non la dico, capito? Non c'ho proprio intenzione. Sulla fabbrica. Io lo cerco da lodare Dio in tutti i modi, perché lo amo Dio. E cerco da amarlo, però qualche volta purtroppo faccio anch'io i peccati, perché io pure sono peccatore, peggio di chi è che mi sta a guardare, purtroppo. Però me ne pento, me vado a confessare, però rifò sempre gli stessi errori. Ma Dio me perdona, ma io ci vado pentito, perché se non damo a confessarci pentiti. È inutile. Dio dopo
è peggio, se non siamo pentiti. Verrà giorno infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Capito? Tutte favole, quello è un maestro, quell'altro un maestro, un maestro dei miei coglioni. Oh, stiamo a leggere la Bibbia, certe parolacce non le devo dire. Così, punta verso di me. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Giù la fabbricano, quando sentimo le bestemmie, chi è che non gli piace? Dovrebbe dire qualcosa. Guarda, te fa male a bestemmiare. Non va bene che bestemmi al nostro creatore. Tu stai a bestemmiare chi è che ti ha creato. Ma quanto sei rimbecillito? Adesso bisogna che cominci un'altra volta come facevo una volta. Però vedo che più lo dico e più è peggio, più istigo al peccato, quindi devo discerne. Allora io lo dico oppure sto in silenzio e prego per lui, per la sua salvezza, per la sua conversione. Non lo so, guarda, arrivato a sto punto, non lo so. È finita, legge. Sì, ho finito. Andiamo su nella scalata, subito. E capimo bene che due mondà alla ricerca della verità. La verità cos'è? La Bibbia. La Bibbia, chi c'è scritto tutto? Questa è la verità. Questa crede in Gesù Cristo che è risorto. Andacci a confessare i peccati pentiti. Così il Signore ci perdona. Dopo siamo purificati, è per il giorno della sua venuta. Però prima della venuta ci sarà la purificazione del pianeta Terra e tutti gli astri intorno. Tutto l'universo intero si purificherà. E quindi noi, prima che arrivi la sua gloria, purificherà tutto, quindi allora ci dobbiamo essere pronti per questa purificazione, sennò Dio non ci salva. Vuole salvare tutti. Dio ci ha piacere da salvare tutti perché ama tutti noi, specialmente i peccatori, però i peccatori pentiti. Chi è che non si pente non li salverà. Ci sarà l'inferno, che tanto non ci crede più nessuno l'inferno, non sa nemmeno cos'è. A posto, no? Meglio andiamo via, va. Fraticciolo che stiamo andando su, ci cioè porterà sulla punta la croce de ferro. Due tutta arrugginita. E più al tetano se non c'hai l'antitetanica. Noi mangiamo lì sotto dopo. Sì. Oh, già c'è più al fiato perché non siamo abituati, vedi? Sì. La fabbrica cosa ci porta? A disabilitazioni. Materiali. E la morte e spirituali. La morte interna. Bestemmie in pregazione, uno schifo. Dopo uno deve fare un dove sentiero, abitiamo stiamo nell'inferno. 100 metri da sentiero in sedile, cioè c'è il fiato. C'è il fiato perché sempre abituati col culo a sede nel sedile, a scorreggiare nel sedile. Sì. Ecco. Sempre a sede, tanto tutto il muletto te fa, mica ti dice. Infatti niente, è sempre sopra il muletto, sì, sempre in piedi. Allora, la macchina l'abbiamo lasciata là che c'è un po' di neve. A posto, andiamo in paradiso. Vai. Rio, che alberi è questi, Luca? Si fa? L'agricoltore? Lo sai? Sì, non so cos'è. Sei sempre nato gli occhiali? Sì. Sa, respiro davanti agli occhi. Perché non la fai con le froge del naso, le larghe a tal punto che la fai respirare? Sì, lo so. C'è un dispenso respiratorio? Noi siamo diventati disabili. Siamo disabilitati a fare tutto quello che potemo fare, che Dio ci ha donato da fare. Per esempio, la Madonna si raccomanda da fare le passeggiate, le escursioni in montagna per ritrovare il Signore tramite la natura. Guarda che meraviglia, il sole, Gesù, il Maestro Gesù, bello, guarda che potenza, potenza e forza di luce, di amore e di vita. No, stammi a dire che l'aria gelida che bocca dentro i polmoni, tramite la bocca aperta, le bocche che chiappe nelle mosche, così, tutti così perché abituati a sta sede, eccoci. Invece il Signore ci ha creato il naso come filtro, oltre che non bocca la rubaccia, se ferma ante le froce del naso, ante i peli, se ferma le caccole, tutto, se forma tutto, e i virus se ferma ante il naso. Di solito dovrebbe fare questa funzione qui, e il naso è un filtro, però noi non usiamo mai perché siamo affaticati dallo schifo che c'emo a casa. Luca, è vero? Siamo alla salita. Cugino, sei furbo, sei molto furbo. Perché? Vai avanti, prosegui in modo che l'aria al fiato consumato tua, l'ossigeno perduto consumato mi va dentro i polmoni miei, almeno mi affatico pure di più. Sì. Oltre che c'ho il peso, te metti i soldi. Sì, però io c'ho il peso di tutto, da mangiare, al beve, e te c'ho il peso pure dell'aria consumata tua. E io davanti. Però è una minima parte al confronto di tutti questi alberi che c'è. Sì, ma però non sento c'è le foglie, questi adesso non c'ho un cazzo di ossigeno. Che ossigeno manda. Mica è estate. Infatti. Feo furbo sei. Dimmi, mi plaga tutto a me, io me la più io. Io oltre che c'ho il peso di tutto, c'ho il peso pure della anidride carbonica. Invece c'era la gente prima, no? Invece da piai fiati nostri, dici ci storniamo.
Io devo sperare gli abiti infestati da sì, infatti. Qui dopo. Quanto puzzeremo mai, mamma mia. Io ho 30 anni, te ce n'hai quanti? 40. No, quanti anni? Quanti anni finirai? Oh. 33. 33, sì, l'età di Gesù Cristo. Oh, se il salto quantico entro il 2012 o poco oltre, se arriverà, tu quanti anni ci avrai? 38. 38 anni, te quasi 40. Te 35. Io 35 anni, mamma mia, mamma non ci posso pensare. Madonna, che schifo. Però, pregameci che ritornerà Gesù e giudicherà i vivi e i morti, che speriamo che noi siamo tra quei vivi. Eh? Che i tre giorni di buio non c'è mazza. Io pretendo di essere tra i salvati. Pretendi, Gesù. Però non si può pretendere a Dio. Noi ci dobbiamo sperare e pregare. Dai, Dio, te prego, dai, Gesù, fa, salvami, dai. Però chi è che vede questa registrazione mica è Gesù, è peccatori come noi. Ingrati, ingrati, sporcaccioni. No, però se uno... Tanto siamo tutti nella stessa barca, però, come si dice. Se uno la Divina Misericordia la brama, la desidera, Dio non può non concederla. Anche basta se pecchi mille volte, basta che ti penti veramente ogni volta, anche se ti puoi confessare in un giorno 30 volte, Dio ti sempre perdona, basta che sei pentito. È inutile che uno dice, non mi va a confessare tanto, non mi perdona più, non mi può perdonare dei peccati che ho fatto, non mi perdona. È perché uno non crede che il sacerdote in quel momento è come se fosse Gesù, anche se il sacerdote è più peccatore di noi, mettiamo il caso, a noi non ci deve fregare niente. Noi dobbiamo pensare in quel momento, dobbiamo averci fede che quello è come Gesù, perché San Pietro l'ha detto tramite Gesù. Gesù l'ha detto. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi? Nel suo nome però, non nel nome del Satana. No. Perché Duke ha alitato su di loro e ha dato la pace, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno agli apostoli, quindi alla chiesa, ai consacrati, ai sacerdoti. Oh, te studi a rotta di collo, io pure, andiamo su, dai, dai. Destro, sinistro, destro, sinistro. Oh! Ah! Girati! No, stanno venendo su. Sì? Allora cos'è? Che immenso! Là a stora c'erano i ghiacciai perenni. Adesso è sciolto tutto e ogni volta che nevica pare che c'è, ma non c'è. Mica c'è i ghiacciai perenni ormai. A me mi gusta andare con la punta lì. Qua? Mezza col boschetto fino lassù, vedi che spoglio. Però tanto è meglio il monte. Ma dopo con te sei lì in mezzo, mica ti rendi conto? Non capisci più niente, tutto con gli alberi lì. Perché dopo vedi, per Ione con la punta là, c'è un altro avvallamento in mezzo, vedi? Non ci capisci più niente. Oh, c'è dall'altra parte un sentiero che va su? Allora, ho capito, quello là è Fabriano, quella città grossa là. Fabriano, questo qui sotto qui è Cerreto d'Esi. Tanto non si vede niente la videocamera, è inutile che insegni col dedo. Materica, Castel Raimondo. Dov'è Castel Raimondo? Chi lo vede? Non se ne vede un cazzo, là, mezzo la nebbia. Oh, là cos'è? Il monte cos'è quello? Monte Prata? No, il Monte Prata è laggiù. Ah, capirai. I monti c'è la neve lassù, oh. I monti delle cose, del Pioraco, Fiuminata. Monte Lago, guarda là, un aereo. Oh, quello... allora come pensi di sta giornata che... Bellissima, una giornata bellissima, però offuscata, eh? Intanto è inverno, uno so, è una giornata proprio limpidissima, cioè devi venire... Non lo so, fanno. D'estate, ma poi deve essere anche... Che c'è qui? Che stammi a pensare alla duplicazione di cassette o videocassette oppure DVD? Perché a spedire un DVD... A duplicare? Il DVD a me, il DVD quello più scarso, che vale poco o niente, però almeno si vede in digitale, costa 50 centesimi a me, perché lo pio da Multimedia Planet senza custodia, all'uno. Dopo per spedire 60 centesimi, quindi vado a spendere 1,20 euro, 1,10 euro. Sa 1,10 euro lo do a una persona e lo guarda. Invece io la videocassetta la pago 5 euro più 10 euro per spedire. Perché va appeso, Va appeso, ogni volta, qualche volta, la maggior parte delle volte 10 euro perché io dopo ci metto forse un pezzo di carta in più per rivestirla. Sì. Sennò si rovina, si pacca. Sì, capirai. Durante la spedizione capirai, la sbattono dappertutto, i bustini. Invece qualche volta mi viene anche 4 euro o 5.
Comunque vada a spendere quelle 10 euro sempre, sì, sì, per una videocassetta. Non è possibile. Non è possibile, tanto le videocassette ormai chi le usa più? Solo quelli antichi. No, quelli di stampo antico. Uno finché spende 1,10 euro per far vedere una ripresa nostra alla gente, li posso pure spendere, non vai in ruina per 1,10 euro. Invece quando comincio a spendere 10-15 euro per una cassetta, la gente mica, una volta lo puoi fare, mica tutte le volte uno si può permettere di spendere tutti i quadri. Invece io l'ho fatto sempre, apposta sono andato a male a te. Io l'ho fatto sempre, DVD, riprese, videocassette, stampaggi, stampe di carta, stampe di chi, stampe di là, e dopo alla fine mi stampe niente il cervello. Perché dopo fa la corrente... Eppure, ogni volta. La luce la luce... No, il computer internet, tutta una... Infatti a mantenere non ti puoi più questi soldi per no alla fine niente questi no che noi duplichiamo la cassetta allora cosa ludimo a fa poi la tecnologia no permette di farsi dischi si DVD che costa 1,10 euro perché la gente deve continuare a duplare le cassette che posso rompere si nastri le cassette casca per terra la plastica se pacca sì però è vero te costa di meno il DVD butti via 50 centesimi 1 euro però se lo picco la custodia anche quello costa perché dipende sì. Che negozio lo vai a piada se lo vai a piada a un ladro ti costa 3-4 euro un DVD invece lo vado a piada uno che non è ladro però fa ladro per altri con me no perché io so uno proprio che già mi ha speculato su di me all'inizio dopo ha visto che io sono bravo buono io non è che mi voglio giudicare perfetto però mi vede che so gentile con lui do rispetto a sto negoziante mi ha preso a ben volé e mi fa lo sconto sì. Veramente sennò... prima invece mi ha rubato pure lui a me sì. All'inizio rubano tutti dopo vedene che bravi e fanno li simpatizzano no per certe persone che le trattene bene certe persone le trattene male come tutte le posti come tutti i posti adesso stiamo qui chi ha di un DVD di una ripresa chi, ce ne, chi se ne frega guardiamo un po' che bello che immensità grazie lode e gloria a te Gesù Dio eterno e santo oggi Dio ci ha condotto sopra questo monte per lodarlo e ringraziarlo per tutte le meraviglie che ha creato c'è l'aria fredda no. Gelata c'ho la mano in cancrena congelata la mano congelata al massimo considerata al massimo e siamo sopra un promontorio roccioso. Non sento niente, sasserecchie. Cos'è che dichi? Mamma mia, che bello, che meraviglia. Quanto saremo in alto adesso? 1300? 1400 metri. Preso la macchina? Sì. Andiamo, dai, andiamo, su! Punta uno, ho detto a chi ha messo la macchina diretto! Fra l'altro non va diretto perché c'è un altro fosso. E beh, chi ce ne se ne frega? Te ficchi dentro con gli alberi, arrivi su in con me. Andiamo su, va! C'è la neve lì! Bisogna meglio andarci quando non c'è la neve d'estate che almeno vedi dove metti i piedi perché può essere qui sotto c'è i sassi! Sì, oppure un pozzo! Se c'è un pozzo ci dobbiamo fregare che cascamo dentro. E in mezzo un pozzo c'è? No, è impossibile. Ma è possibile. Però c'è 2 centimetri di neve, cosa te fa con la neve lì? Tutto al più slitti, caschi in un sasso, te mori. Tutto al più mori, però non è che succede nient'altro. Più che mori, cosa può succedere? Niente. Guarda, comunque ho troppo dislivello, abbiamo fatto uno da prima. Oh. Ma no! Guarda la giocura 126. Oh, chi veramente è piccola? Già che è piccola. Già che è piccola, da questo proprio. Fare le micro machine. Una cucinella. La pietra chi? Vedi quei buci lì? Sti buci quelli. Com'è che si dice? I molluschi marini. Sto monte, a pensare che era sott'acqua, mi fa piacere i brividi. Un monte alto 1400 metri e passa, quegli altri monti pure più alti, tutti stavano sott'acqua. E c'era le pietre tutte levigate dall'acqua, dai molluschi, dai pesci che c'era sotto. A pensare che tutte queste masse di terra si alzate in un certo punto tutto quanto. Madonna mia.
E noi dimo che ci ha voluto miliardi d'anni. Può darsi pure che nel frattempo che c'è stato il diluvio, la Terra ha fatto un'evoluzione veloce al massimo, che si è alzati i monti, montagne in continuazione. Perché la Bibbia negli ultimi tempi dice che quando prima del ritorno di Gesù, che purificherà la Terra, che purificherà tramite gli angeli, la Terra verrà proprio, i monti saranno sbassati e le colline e le pianure saranno alzate. Dove che c'è le pianure ad è, nascono i monti, e dove c'è le montagne ad è, sarà piano, spianato. Cosa vuol dire? Vuol dire che forse tutto da una botta succede. Cosa ne sapevamo noi? Se nella Bibbia c'è scritto, lo dovevamo sapere tramite lì. Perché non lo andiamo a leggere? Non leggiamo niente. Tu chi era uno scoglio, un sasso sotto all'acqua. Tutti si sassi, tanto se il monte stava sott'acqua, sa che era sott'acqua. Guarda chi, vediamo questo, mica ci rendiamo conto di niente. Come si fa non a essere ciechi fino a sto punto? Guarda che roba. Questa è una levigazione dell'acqua. Vedi che roba, non vedi? Il mondo prima è nevicato. Era tutto, è nato, quando Dio ha creato il mondo, era tutto un oceano, le terre erano tutte sott'acqua. Quando c'era tutta un'intera massa di terra, come quell'egiziano, c'è cioè quell'egiziano lì, che gli hanno profanato pure la tomba, che ha fatto per velocità un geroglifico sotto l'intonaco del tetto della tomba sua, prima da morì. Ha fatto il geroglifico che raffigurava nella Via Lattea che c'era una massa d'acqua enorme, che c'era vita, e gli dei, che loro dicevano ne dei, però dei inteso delle forme viventi che venivano giù su navi interplanetarie e piene di luce, che emanava luce, che venivano giù sta gente che gli imparava a costruire, a fare tutte le cose, l'agricoltura, le guerre e tutto. I giganti, quelli che parlano nella Bibbia, i giganti, gli dei non raffigurati come angeli. Erano persone non terrestri. Non terrestri, portatori di luce, e questi chi? Angeli extraterrestri, abitanti da un pianeta, di diversi pianeti nella Via Lattea. Dopo chissà quanti pianeti c'è viventi come questi chi che venivano giù, che si chiama, che nella Bibbia è raffigurati come i giganti. Non lo so, perché pensa un po'. Sapere, è impossibile, solo Dio lo sa. Solo Dio lo sa, però nella Bibbia c'è stato rivelato, tramite la Bibbia, la scrittura santa, che ci sono queste popolazioni che vengono da altri pianeti, pieni d'acqua. Quindi un pianeta, se non c'è l'acqua, come potremo pretendere che c'è vita? Può darsi pure che c'è vita lo stesso, anche se non c'è l'acqua, però l'acqua è la fonte maggiore di vita. Cosa dici? Sì, guarda chi. Però chi, dai, si vede che qui non è... Chi, boh? Dai, questo là sotto il mare, ma milioni di anni fa. Milioni di anni 65 fa, sì. Milioni di anni fa. Prima dell'impatto dell'asteroide. Come quando è stato, come il Monte Conero, che è venuto su da sotto il mare, anche questi monti qui si sono formati in quel periodo. No, non è fatti da mano d'uomo. Uno può pensare, ci hanno impiantato due pali, hanno furato lì. Guarda qui. Dove? E qui c'era un animale che si è fossilizzato, però adesso è staccato, vedi? Alla croce rugginita. Al termine della salita, al termine del cammino c'è la croce, come Gesù al termine del Calvario. Però la croce no della morte, ma della redenzione. Mamma mia, la luna, oh! Guarda come possiamo vedere i buchi qui formati dai molluschi marini. Guarda che roba, tutto levigata. Vedi? Conero. Ah, quello là, quell'avvalamento là. Sì. Però qui non si vede niente nella telecamera. Ti immagini che presto il mare, quando invaderà tutto, sarà alto così? Mamma mia. Sarà. Vedi la cava della rossa? Così vicino. Sì, oh. Così. E il lago non c'è più niente, quasi poca acqua. Sarà San Quirico, si vede quel paese sotto la gola là? Che vabbè, tanto sto a congelare la bocca io. Allora andiamo, dai. San Quirico, bellissimo. E le tre, ancora dobbiamo pranzare, dai, andiamo. Passi a vedere pure il lago dei Cingoli, bellissimo, guardalo io. Lago dei Cingoli si vede, però è troppo freddo. Bello. Guarda, di quanto è freddo, guarda, i cristalli c'è di gelo, guarda, guarda che roba. Guarda, il vento per laterale è attaccato ai cristalli. Poi, guarda chi, oh! Innamoro! Guarda che roba! Mamma mia!
La neve è attaccata per laterale. Porca miseria, andiamo dai. Guarda che io, i buci dei molluschi. Questi buchi pure più grossi, eh. Qui, là, qui è pieno. Madonna, è pieno il seppo. Dai, sistema, va, che le mammie è peggio delle tue, più gelate. Veloce, che mangiamo le 4, se no. I diti proprio non me li muovo più, eh. Grazie Luca. Oh Dio nostro Padre, che ci hai donato tutto per noi, per la nostra felicità. Ti ringraziamo di questo cibo che ci hai donato anche oggi. Sopra sto monte. E di tutte le meraviglie che ci hai sempre dato e che però noi non ti ringraziamo. Adesso però te le volevamo ringraziare. Noi giù da noi, tu lo sai, Signore, che noi la famo, ce proviamo a ringraziarti, ma dopo con lo schifo che c'è non gli si fa. Gli si fa a ringraziare Dio, da giù a casa nostra. Non si prega la mai. La sfida sta nel riuscirci pure a casa nostra, perché uno non può ringraziare Dio solo una volta all'anno che viene in montagna. Uno per giusto dovrebbe trovare il modo, pure è difficile, lo so, però uno dovrebbe trovare il modo pure giù da noi. Dovrei trovare un luogo sacro, che ce n'è tantissimi, e mettesse lì a lodare Dio. Cosa c'entra? Io la preghiera prima del pranzo e prima di cena, alla mattina e quando dormo, lo dico sempre. Però non è... A volte sento proprio che con quello che viviamo noi, con l'ambiente in cui stiamo, ci troviamo proprio chiusi in un incubo, capito? In un incubo d'ombra che non ci permette da pregare. Però che me ci sforzo, mi sforzo da pregare. A volte lo sento anche. Bravo! Però è difficile. Non è spontaneo. Perché questo ti viene spontaneo. L'ora del Dio delle altezze. Perché nei bassifondi c'è Satana, no? Invece nelle altezze c'è Dio. Quindi come se giù da notte le fabbriche fosse il regno di Satana. È difficile lodare Dio nel regno di Satana. Invece quassù, nel regno dei cieli, di Dio, delle altezze, delle montagne, dei monti, è facilissimo, è spontaneo. Quassù che non c'è niente di impuro. Qui, dove stiamo noi adesso, non c'è nessuno, sa? Siamo noi impuri. De impuro c'è pure la ricezione del televisore. C'è le antenne dell'uomo, del Satana. Una volta non c'era niente, c'era solo la croce di Gesù. Anche la croce di Gesù è fatta di tutti i pezzi del ferro che viene dalle fabbriche, dalle fonderie. Però tutta la produzione delle fabbriche dovrebbe essere fatta a lode e gloria del Signore per diffondere nel mondo il suo messaggio. Invece non è così, è fatta per Satana. Perché tutto a scopo di far soldi, di ricchezza. A scopo di lucro. Il profitto, l'interesse. Invece doveva essere tutto un contraccambio al fratello. Tutto solidarietà. Solidarietà per aiutare il proprio fratello. Se uno gli mancava i soldi, quell'altro gli dava. Invece adesso
se uno gli manca i soldi, lo Stato gli togli pure quelli pochi che c'ha. Madonna, mamma, quanto riso ci ha fatto. Questo basta per 5 persone. Il riso riempie, eh. Stavo per strussare. Te digerito, già. Madonna. Sì. Ah, fresca, s'acqua. Quest'acqua è ritornata nel suo ambiente di nascita. Perché le vene di quest'acqua qui, non guardate la bottiglia levissima, ma l'acqua che c'è dentro viene dal Monte San Vicino. Ah, ah. Dalle sorgenti della Gola della Rossa, quindi. Oh, cosa succede? È buono questo riso fatto da Pripigi. Comunque qui c'è tutto, eh? Primo, secondo e terzo, c'è il formaggio, c'è i pomidori, tutto. C'è l'oliva, le carote, l'oliva, l'oliva bianca, l'oliva nera, c'è i carciofi, formaggio, carciofeni. Come avrà fatto ieri sera? In mezz'ora ha fatto tutto. Mamma mia, certo che madre, una madre che è un non so come definirla. La locomotiva. Una locomotiva di quelle più forti che traina un sacco di vagò. Quando capita che sto lì, mamma mi accorgi come prima. Voglio dire, la conoscerò a mamma. E mamma fa tutto, senza l'aiuto di Nishu. Mamma mia. Dove trovi più queste donne Lucia al giorno d'oggi? Le donne Lucia dove le trovi? Da nessuna parte. Volenterose. Pulisce in continuazione, sempre perfetto, preciso, case pulite. Entri dentro, ah, che profumo. Dopo c'è chi è che impesta, dopo dici, oh, puretta, ha profumato tanto, questo è un pesta. Però. Però. Non si perde d'animo. Uno gli impesta lì a subito al pulisce un'altra volta. Mamma mia. E poi, oh, gli ci vuole poco, un bel po', eh. Infatti. Posto di registrazione, per fortuna che Francesco Musante le guarda sempre, le guarda con affetto e contentezza, fino alla fine, se registrazione chi. Oltre a tanti non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, sempre dentro casa, no? Sempre dentro casa a comandare. Oh, le registrazioni nostre non c'è tempo di guardarle. Te pensa, chi è che non fa un cazzo non c'è tempo da guardarsi le registrazioni? Chi è che fa tutto di tutto non si sa manco come fa a più al tempo a vedere queste? Eppure Lupia mi dice pure, mi documenta, mi dice mi è piaciuto quello, mi è piaciuto quell'altro. Mi dice, capito? Non è che a me mi dice mi è piaciuto, io cosa ne so se l'ha visto o no. Quindi te fa, te documentando, te proprio... Mi fa piacere. Te proprio, cioè, te assicura al 100%? Che le guarda, è come uno che... Anche se a Francesco spendo 15 euro per spedire tutto, la videocassetta e tutto, un casino di soldi, è 30.000 lire. Adesso confio e tutto che... Adesso capirai, adesso che vado avanti con 600 euro al mese tra tutto, io e mia moglie 600 euro al mese. Pensa un po', oggi con l'euro, in tre persone, confio a carico, una moglie a carico, 600 euro al mese, te le sbatti. Ci compri la carta igienica, eppure noi ci dobbiamo campare. Due macchine per forza. Sì, sì, perché al giorno d'oggi se non c'hai al giorno d'oggi se non c'hai la macchina per mettersi. Sei escluso dalla società. Oltre che escluso non puoi andare a faticare. Come fai? Ah, beh. Vai a piedi tutte le mattine? Te ammazzi. Infatti uno perché è obbligato poi giustamente. Devi smarcare, c'hai gli orari, oh! La gente non aspetta a te. Ma poi sei le curiere, la curiera! Madonna mia, che ignoranza! No, poi sei obbligato ad andare a faticare fuori di casa perché non c'è più lavoro a domicilio, a casa tua, nella tua, non c'hai l'azienda familiare, no? Come era il tempo della mezzatria che c'è l'azienda corrispondeva fuori di casa, in fabbrica. E le fabbriche non è più come una volta, questo però è meglio. Quanto magni, io? Tutto te l'hai finito? No, no. E ma le magni. Lo hai te? Sì.
Non è più come una volta, però di tutta una parte è meglio che le fabbriche stanno tutte al centro abitato. Le erano messe tutte fuori, giù la zona industriale. Tranne quella davanti casa mia. Quella ancora sta lì, sa culca lì. Culca che baia di notte e di giorno c'è il rumore di fabbrica. Infatti, da una parte è meglio che le ha trasferite tutte fuori, tranne quella. Però uno a sto punto è obbligato a piare la macchina per andare a fatica, sempre. Invece prima ce l'hai vicino, ci andai a piedi. Poi l'assicurazione obbligatoria la devi fare per forza, che un'assicurazione al mondo d'oggi ti costa 1000 euro all'anno. E il bollo lo devi pagare obbligatoriamente per forza. 300 euro l'anno, se no ti arriva la multa da pagare. Uno dice non c'è più speranze, però la speranza sta solo in Dio, in Gesù Cristo che ritornerà nella gloria degli angeli e dei santi, con la potenza del suo braccio distenderà tutti quelli che lo trattene male. Così hanno finito a bestemmiare tutti quanti. Eh sì, comunque Gesù ci ha detto che le tasse uno neanche le paga. Però ha detto, date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio. Quello che è di Dio. Però ultimamente Cesare vuole troppo. Sì. Vuole più del dovuto, capito? Sì. Basta. Sì. Ma non può. Ah! Qui la finisco io allora, Non si vede niente, però là di dietro la punta, di dietro proprio c'è una punta rocciosa che è il gran sasso, che non si vede niente. No. Dai, magna su panis al formaggio! Attento, sì, eh? Magna, magna! No, io voglio dire, ci dovevi portare il burro cacao, Luca, eh! Mi si sta a congelare i labbri, mi si secca, mi si taglia. No, quelli di quella cioccolata dopo. Guanti nel burro cacao, né scialpa, niente. Io pensavo che era meno caldo, meno freddo. Invece è un'amma dopo. Qua c'è il sole, eh? Guarda la ma! La ma è diventata come un morto. Dell'ubitorio. L'acqua è congelata. No, è calda. La mia è congelata. Metti un po' giù la testa, sta un po' curvo, sennò non te pia. Non te pia la registrazione se ti alzi. Madonna, anzi me l'hai scartato. Non la fa scartarlo di quante gelate se ma. Se ti avvicini non te pia, devi stare distanti. Basta, sei qua. Ah, vuoi te? No, non vedi se va. Non te pia, No. Così. Due ho tribunato per farci vedere. Ma lei mi pia, sì.
Ti hai mangiato tutto, ti manca il dolce. Sto mangiando il panino, sarà cioccolata. Stavo a dire, no? Stammi a dire, de mamma. Come farà a fare tutto pure lì? Per vedere le registrazioni nostre. E quegli uomini che si stanno organizzando un bel po' sul tempo. Perché intelligenti, perché ci stanno in sala testa. Invece quelli che fanno nulloni e non c'hanno voglia da fare niente, non vedono un cazzo. Perché non c'hanno voglia da fare un cazzo. Da faticare, da niente. Invece perché Francesco Musante pure. Scrive le lettere, è un poeta. Un benemerito, un casino de nomine. C'ha la sorella da guardare, fa l'opera de bene. Tutta la vita sua, ha dedicato tutta la sua vita per la sorella. Pensa che amore che c'ha, quanti vuole bene la sorella. L'amore verso il prossimo, va a fare le opere de bene, le opere di carità. È anche amante della sua terra. Amante della sua terra. Scrive libri sulla zona, sulla Liguria, su Cavari. Sulla sua provincia. Benedice sempre colui che sta nell'alto, Dio. Certo, chiaramente anche Francesco Musante è tutto collegato a Dio. È tutto collegato perché uno anche più è collegato nell'aldilà e più ama anche il. Più c'ha lo stupore di vedere le riprese nostre così, come Dio comanda. Che naturali è. Invece tutto chi è che fa nulloni, che non ce ne va a fare un cazzo, guardano solo la televisione, le donne nude e basta, tutte truccate, che alla mattina quando si svegliano senza trucco, mostri. C'è l'acqua mia, c'è la bottiglia nuova. Poi di quella, no? Arrivata a 100 anni, ha pensato solo al corpo tutta la vita sua. Mariti, sopramariti, 2000 mariti. Ti rendi conto? C'è quelli lassù, ci stanno a sentire, c'è la gente che sta più al sole, no? Lassù. Oh, cosa volevo dire? Che praticamente i fannulloni non guardano niente. Non c'hanno stupore di niente, non c'hanno amore, non c'hanno niente, manca tutto, i figli di Satana. Invece quelli che c'hanno stupore, tipo Francesco Musante, il caro amico dottore, oppure, per esempio, cosa so, chi è che c'è che gliene vado a vedere? Dici? A pochi altri che non ho citato. Perché noi dobbiamo citare solo chi è che siamo sicuri che li guarda questa registrazione. Mica potremmo citare quelli che ci dice, forse, non lo so, te gli dici qualcosa, co. Li interroghi per vedere se effettivamente l'hanno guardata. Dice cos'è? Non so niente io. Perché gli dici che sì, che l'hai guardata, che invece non l'hai guardata? Dite no? Sa, però è inutile che stiamo a parlare, che tanto se non ci arrivati a te chi? Posto. A parte che No, adesso parliamo solo per quelli che ce la guarda, quindi inutile cosa lo dico. Allora, se tanto no, ormai questa chi, ora un po' la cioccolata pare che mi so pisato tutta la merda. No, te volevo dire no? Tanto questa chi la damo a Francesco Musante. E il poeta e il dottore, basta. Allora è inutile che ci smattiamo a di quello, quell'altro, quest'altro. Penso. Ah, la devo, forse, non lo so, forse Chiara De Sauro che gli piace a vederla, pure lì le apprezza. Non so se ha detto che l'ha viste tutte. Penso, delle registrazioni che noi famo qui nelle Marche vanno a finire una in Liguria e l'altra in Puglia. Le più apprezzate fuori regione che qui in patria. C'hai ragione. Chi sa il padre Livio a Daila? Io volevo dare il salto quantico. A padre Livio gli devo dare il salto quantico. Voglio vedere cosa mi dice. Sì. Ormai mi sono fissato questa scadenza del 2012 che finisce l'era cosmica e ne inizia un'altra. Sesso salto quantico. Ho stufato. Mi sono stufato pure da per me, pensa un po'. Che cazzata di risata! Pure da me! Ma finì che fa San Dillo, non ci credi più, te! Sto stufato, poi senti più!
diventa un apostato di quello che credevo. Quelli che ti parlano del Santo Quantico, non vuoi parlare più del Santo Quantico, basta, ma stufato di quelle parli. A forza da duplicarlo, avrò fatto 3.000 duplicati a tutti. E chi è che l'ha visto? L'ha visto 5-6 persone su 3.000. Un sacco di soldi buttati via. 2.995 non l'hanno visto, ce l'hanno ancora fermo lì. Però sono in panna, oh. Sa. A me mi manca da mangiare la frutta, lei. No, dicevi di mamma, no, è una cannonata. Pulisce tutto in continuazione, avanti le case degli altri. È un trattore. Oh, ti ho sputato. È un trattore. Va su casa di Chiara, va su casa tua. Va su casa di Lorenza. Va su casa di Lorenza, guarda Michele. Pulisce il marito che sporca tutto. Pulisce su in casa. Va giù la zia Mimmi, pulisce giù la zia Mimmi, va aiutare la zia Mimmi. Come farà a fa tutto, puretta? Non so, va. Un po' si preoccupa, piena dei pensieri. Pora madre. Eppure Dio, nella sua infinita misericordia, mi ha creato che posso lodarlo con la bocca, con la mente, col cuore. Pensa che roba, oh. Hai capito? Sì. T'ha creato poco meno di un angelo. Poco meno, però Satana è stato invidioso, perché noi ci ha creato corpo e anima, invece Satana è solo spirito. Noi siamo coronati di gloria e di onore e non ce ne rendiamo conto. Ma chi è che ci crede più? Dai! Non mi pare che... Io cavolo ci credo. Se non so più distinguere credo o non credo, sono proprio imbecillito. Oh, mangi la frutta? Sì. Ah, ti è piaciuto quei panini? Sì, oh. Toh, pia sta frutta, guarda che bello, che ben di Dio. Madonna. Oh, sui piedi è un gelo, eh. Se non mi pia la febbre oggi, non mi pia più. Co? Qui viene dalla Sicilia. Ah, mangi bucce e tutto? Allora come fammi? Io sono abituato a capalli. Però io sputo la buccia e tutto. Succhio, capito? Oh, quella buccia si può le buttare chi? Sì. Tanto è roba naturale. Si disfa, è biodegradabile. Buono un bel poco. Io mangio il succo e le fibre. Mica la buccia la butto via. Capito? Mamma mia, oh. Senti chi va, non me lo muovo più, più del cucino me muovo, eh. E namma do. Quando me li toccato mica l'ho sentita. Sui mandarini pare fatti in fabbrica. Non è quella naturalità. Dentro le serre forse. Ma sì. Tutta buccia, poco sostanza. Oh, c'era un seme. Te l'hai cercato? No. Vedi, bucce e robe usate, succhiate. Analizziamo i residuati. Chi ci nasce gli aranci? Sì, fa su freddo. Madonna, quelli.
Scusate, ancora di tutto. Tengo di tutto. Madonna, come fai? Vieni la fa, mi si strozza. Ah, non sono nato se no. Te tutti tu li magnati già? Sì. Io perché più che magnati l'ho sputati. Però l'ho succhiati. Sì. C'è chi? Cop. Di osso. Io ce n'ho uno, sono da tre di ossi. Sì, madonna. Basta, c'è di più. Non ce n'è più ossi? No. Madonna. Finivamo tutto, non sono finito tutto. Quattro spicchi, non c'è più un osso. Quell'altri 3-4 in uno. A posto, dai. Andiamo a fare una pisciata e andiamo giù. No, non scappa ancora. Ah no, madonna. Dov'è quell'altra bottiglia? Cos'è, te va male i reni? Ti rimane tutto lì il piscio, dopo te ingonfi come un pallopo, mori. Speriamo di no. Troppa, Luca! Tutta da una botta, ti fa male. A posto? Sei sazio? Sì, io. Questo cos'è? Carta o nylon? Vabbè, una bella pisciata. Fuma, oh. Ah, che bello. Ogni volta mi libero. Te non ti liberi. Non stai bene. Non sto bene, adesso, perché... Con me, oh, ti viene qualcosa. Non mi piscio. Forse perché il freddo non ti fa pisciare. Eppure bevi. Perché adesso che ieri non ho... Duro abbastanza. Probabile. Ecco qui. Sì, sì, sta monta giù. Però si è fatto più freddo di prima, no? Dicevi. Sì, sì. E tanto... Già a posto, ho risultato della giornata e è andato. Già la giornata è quasi finita. Se pensa un po'. Invece per gli altri, per la gente ancora deve incominciare, perché prima delle 5 non scappene la domenica. Parte. Non scappene, non scappene. Perché adesso oggi se non si scappa prima da aver telefonato 30.000 persone. Almeno quello che so io, no? Programmare. Programmare, il programma dura ore e ore e ore, sprecate di telefono per niente. E dopo un 2 anni a fare una passeggiata a mezza, due che siamo dall'altra volta, a Porto Civite Nuova. Visto che casichi di gente, un sacco di gente, non si fa niente, si sente le bestemmie di qualche tu, le fumature delle sigarette, finito. Cosa fai? Dove vai? Capito? Sì, sì. Poche alternative. Cosa consiste? Infatti abbiamo visto che non consiste a niente. Una volta perché ci gustava comunque andarci?
Boh. Perché arrivi, ma comunque mica per scappare, perché arrivi tutti. Scappai con Loris e tutti. Stai in compagnia. Stavi in compagnia, quattro risate. E passava la serata. Passava la domenica. Dopo Loris è scontento, deluso, insoddisfatto al massimo che non ne ha conosciuto nessuno. Oppure aveva conosciuto nessuno, gli dava retta. Salve. Ciao. Buona. Buona. Questi passano la montagna ai guanti, vedi? Non è come no. Sì. Questi anche. Quell'altro no. Quell'altro c'ha caldo. Madonna, manco una fascia, una scuffia, niente. Allora, dicemi che cucì. San Vicino, anche se sul sentiero l'abbiamo fatto un'altra 50 volte, no? È sempre bello venirci. Sarà perché è vicino a noi il monte che noi vediamo tutti i giorni quando il tempo è bello, quando andiamo a fatica sempre lo vediamo sto monte da giù la fabbrica, quando il cielo è pulito. Sarà per questo che il sentiero è facile, dura solo mezz'ora del cielo, anche se lo conosciamo bene ormai. Non stanca mai sto monte. Io devo solo confermare. Io confermo. Guarda che bei alberi. Guarda lì quel pezzo lì, oh! Pare un braccio. Mamma mia, un gomito! Un gomito, sì. È la prima volta oggi che venimo a fare un'escursione di tutto il giorno, dalla mattina alla sera. D'inverno. Che ci si è gelate le mani. Sì, è la prima volta che mangiamo. A parte quella volta che siamo andati con Chiara al Monte Prata. Prata. Sì, però quella volta. Però non è stata un'escursione mezza alla neve. E anche quella con Simario, abbiamo mangiato tutto il giorno. Però non è stata un'escursione così in alta montagna. È vero, vero. Abbiamo sempre mangiato sia quella volta che con zio Mario che con Chiara, sempre vicino alla macchina, in paese. Sì, sì. Invece oggi è la prima volta che mangiamo in montagna proprio a congelacce. Volemmi dire, no, prima, che stammi a dire, de Maggiugorje, no? Sarebbe bello ci andarci quest'estate, no? Perché sennò è uno degli ultimi anni che ci è rimasti. Sarebbe bello approfittarne, andare nella terra benedetta, dove appare ancora tuttora la Madonna. E poi pensami, no? Bisogna organizzarci che ci portiamo tutte le misure di sicurezza adeguate per non ferirci, per non cosacce, perché sopra il Monte Crisi va che lì c'è la gente che ci va scalza. Dopo qualcuno si ferisce, però la gente specialmente che ci va scalza non è quelli che devono andare a faticare dopo, che c'hanno un figlio, oppure anche se c'hanno un figlio qualcuno, però tutti vecchi, tutti vecchi, pensionati, giù scalzi per fare un gesto d'amore verso Dio, capito? Un gesto d'amore, un gesto di penitenza più che altro. Però questi qui per la maggior parte o è pensionati oppure non vanno a fatica in fabbrica, quindi se poi ne permette da stare dentro una barella lì straiati per un mese, due mesi prima che se guariscene. Invece noi non ci potevamo fare così, noi ci dovevamo adeguare scarponcini adatti per superare quelle piccole difficoltà, diciamo, che col monte riserva. Quelli scoi, non è scoi, è sassi, guzzi, appuntiti, che lì ci vanno su scalzi, anche Tampelle vanno su scalzi, pensa un po'. Però tutti scappano lì, vanno lì e poi ritornano lì, vanno tutti in telletto alla fine. Invece noi dobbiamo stare in piedi, dobbiamo faticare, dobbiamo faticare sodo, se no come famo a sostenere l'ambito familiare? Te adesso ancora non c'hai la famiglia, però cosa c'entra? Te fatichi, c'hai il lavoro da portare avanti. Anche il sistema produttivo come fa senza di noi? Siamo indispensabili. Siamo indispensabili, nessuno è indispensabile, però se non ci siamo no chiudene. E quindi inutile la discorre. C'hai ragione. Ma tutti siamo utili. Però. Siamo utili, perché se non ci siamo no, chi ci va a faticare? Dopo quello in moto, dopo lo mandano via. Sì. Oltre che ci mandano via, che non lo possono fare adesso col contratto indeterminato, ma vedi, Attilio puretto, si è assentato troppo, sempre in moto, ha scaduto la moto, adesso lo manda via. Se tutti vanno via, se tutti si sentono, come fa l'economia andare avanti? L'economia, il progresso deve comunque andare avanti fino a che siamo. Noi lo famo per il nostro sostentamento familiare, però. Ma noi lo famo anche per la patria. Per la patria, ma. L'ultimo è anche la patria, c'è scritto nel codice civile. Chi sì, però. Dovrebbe farlo per. È vero, però io il fine ultimo. Sì, però io. C'è ragione, però il sentimento patriottico. I soldi mica li piamo noi, li pia i padroni. Sì, i soldi per i padroni. Noi piamo una sciocchezza. Niente al confronto, una carità.
Però no, l'uomo fa gli occhi di Dio. Esatto. È l'unica cosa per gli occhi sui, perché è lui che ci guarda. Se no coltiviamo bella sua vigna, però nel senso spirituale, da dare l'amore agli altri, sì, più che a noi stessi. Cioè, no, a noi chiamato... stessi e agli altri, proprio agli altri che a noi stessi. No, siamo chiamati a farlo dentro uno stabilimento industriale e deve essere che Dio ci ha chiamato lì dentro. Lo facciamo dentro il capannone di fabbrica, manifatturiero. Mamma mia che schifo, guarda, già di la fabbrica già mi viene il volta stomaco a pensare a Dumà, già. Oh, mi si è intrecciato un ramo, guarda, oh. Oh, guarda che sei sbrillato in piede, no? No, non mi sei sbrillato, no. Quindi dicevo così, no? Anche se andiamo a Maggiugorje, così ci vanno tutti qua. No tutti, ci vanno scalzi così, però è inutile a discorrere. A fare la scalata al Monte Crice vai. Bisogna andare sul piano, lentamente, ci stiamo con la testa, come al solito. E ringraziamo il Signore, il Padre Eterno e la Madonna. La Madonna, nostra Madre Celeste, che il Padre Eterno ce l'ha donata come nostra madre, perché in effetti è la Madre di Gesù, la Madonna Maria, Maria Immacolata, concepita senza peccato, l'Immacolata Concezione, è Gesù che ha detto questa è tua madre, cosa c'è? L'ha affidata a noi, come nostra madre. Tu pensa, Dio che amava tanto sua madre, l'amore più grande che era per Dio l'ha donato a noi. Pensa che amore che c'ha. Oh! Ti rendi conto in che situazione ce l'ha donata a noi la madre Gesù? Della croce, tutto mezzo massacrato. 10 minuti prima da morire. Ma era tutto massacrato. Nel massimo momento del sacrificio ha pensato per noi, che lei mi praticamente come umanità messo in croce e ci ha donato l'amore di una madre che ha un amore che è incredibile, perché la madre inesauribile, un amore. Se sapete quanti vi amo piangereste di gioia, dice la Madonna. E nei messaggi c'è sta da 1000 messaggi, nessuno li va in cerca, nessuno li va. Niente, non sappiamo niente, tutti ignoranti. Io in te cenacoli sento i messaggi tramite qualcuno Stefano Gobbi. Deve pure rimanere un piccolo gregge. Sì. Ha detto il Papa. Tu pensa, su 7 miliardi di persone, dice i messaggi angelici e la Madonna, ci rimarranno 3 miliardi di persone su sto pianeta Terra viventi. Pensa un po'. Su 7 miliardi, Nei 3 giorni del buio sparirà la gran parte del popolo mondiale. Te pensa, in 3 giorni. Che terremoti, un terremoto continuo 3 giorni interi mai visto prima. E poi peggio del diluvio sarà. Prima del ritorno di Cristo sarà peggio del diluvio. Pensa che roba. Il braccio destro di Dio gli pesa un bel po', la Madonna non la fa più a sostenerlo. Ha detto verrà il giorno il quale. Mamma mia, guarda, mi fa più i brividi. Il giorno in cui la mia mano porterà la giustizia attraverso la purificazione del pianeta e di tutto ciò che in esso contiene. Terracqueo. Tutto il nostro sistema solare. Perché mica siamo solo noi peccatori in questo pianeta. Chissà quanti peccatori c'è nel nostro sistema solare in altri pianeti. Nei pianeti che noi crediamo che è invissuti, che non si vive di quegli altri pianeti, perché c'è il gas, c'è il metano, c'è tutte queste robe. Sa quanti popoli molto più evoluti di noi c'è, però pieni di peccato. Comunque. Mica siamo solo noi. Comunque Gesù, comunque tra tutti i pianeti, l'unico che conta è la Terra. Sì. Perché Gesù verrà Cristo, qui. Gesù Cristo si è incarnato 2000 anni fa sul pianeta Terra, mica negli altri pianeti. Certo, perché qui è rimasto inevoluto. Il popolo eletto, il popolo ebraico, è su questa Terra. Quindi inutile che quegli altri popoli che ti scorrono. I principali siamo noi altri. Anche se tanti popoli di altri pianeti vengono su sta Terra adesso in questo periodo perché sanno del salto quantico che avverrà in tutto il sistema nostro solare, ci viene proprio apposta per questo passaggio di purificazione di Dio. Apposta viene qui perché è un momento di grazia enorme. Solo che nessuno lo sa, nessuno si va a informare, nessuno va alla ricerca della verità, perché nella Bibbia alla fine c'è scritto. È la Terra che conta come pianeta. Mamma mia, che bello! Guarda le sfumature della neve e del sole. Che bello, lasciamo qui questo posto per andare a trovare quel laghetto che ormai è quasi asciutto, ti rendi conto? L'ultima volta nel 2002 c'era il lago grosso un bel po', ti ricordi? Quando era? Nel 99 era! Buttate fuori! C'era appunto, c'era quello vecchia. Buttate fuori al lago, c'era pure una risorgiva. La luna,
Ciao cara luna. Ciao monte. Profugo albanese. Oh, il sudato, c'avevi la scuffia. E sa, sa. Sì. Io perché no? Presente. Io paro una donna, una suora, sa fare. E allora dai, abbiamo finito l'escursione, l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a sul laghetto, che è quasi asciutto ormai. Dopo si troviamo la strada. Oh, è passati 8 anni, è passati, oh. Era nel 99. Mi pare che ero... sì, del 99. C'è mira punto vecchio. Sì, nel 99. Primo maggio. Mamma mia. No, o no? Boh. Cosa so. C'è avuto lo sbalzo perché... la videocamera è congelata. Che dentro si sta a scaldare. Oh, che c'è, oh? Un toro là giù, là sotto. Guarda, un cavallo, che madonna è? Lì sotto, oh. Guarda, chi? Ah! Cos'è, oh? Una vacca! C'ha i corni. Sì. È un toro, eh. Un toro, sarà. Una vacca, un toro. Bisogna vedere se c'ha le palle. Sì. I coglioni. Può darsi pure che adè, oh, due ondaccioli. No. Può darsi pure che adè quel lago non è più un cuo a forma di core. Non c'è più l'acqua. A forma di cerchio, adè. Guarda lì, induce, addentriamo. Mamma mia, sarà freddo, proprio sotto, freddissimo. Ci mettiamo la scuffia. Che bello però, come ha detto zia Clacla, quando eri mio piccolo, no? La prima volta che zio, le prime volte che ha comprato una panda, ha detto che bello qui dentro, un bel calduccio, e il tempo brutto di fuori, non stiamo al caldo, non piove, non c'è piove, eh? Sì, sì. Si sentiva protetta dall'autovettura. Sì, è bello così. Sì. Una vecchia Fiat, questa pure più vecchia. Guarda che macello di strada, oh. Oh, che casino. È fuori naturale, lì, che macello. Ripì? Sì. Guarda che strada, oh, mezza su bosco. Sai che se te se pacca la macchina di notte, chi? Ripì, beh, sì. Sì. Te se pacca la macchina di notte, chi? Te fai tanto il culo. Eh? Guarda come se paccasse la macchina a noi, no? Ce la piamo un te il culo. Andiamo un te col lago che è asciutto. Mamma porca mia. Puttana, che c'era un sacco di acqua. Adesso è asciutto. Guarda, oh, che dosso. Adesso custodia piano 80. Però dopo spacchi tutto sotto. Oh, una madonna. È una madonna. Sì, si fa. E si fa, però è pericoloso. È cascato giù gli alberi. Un macello. Io sarà appunto, sono andato ecco, qui. Quella diga, quella artificiale. Capirai. Eccolo qua su. Ma fai? Ripia, oh. Sì, ma è ripidissimo, che non si rende ne conto la gente, mi sa. Vieni la fo. Sta la trazione dietro, tutto si fa. Dai, ripia, beh. Lo cruscotto, ripia. Madonna mia. Ecco, chi è mi parcheggiato? Sì, oh, è asciutto. È asciutto. Mamma mia, che delusione. Mamma mia, guarda l'era profondo, Luca. Mamma mia. Basta. Dai. Quello lì non scappi fuori più, eh? No, ripia, scappo. Pure qui! No, c'è tutto ghiaccio, questo è buchi. No, cosa buchi? Dai, ripia, oh! Sì! Mamma mia! È impossibile qui! Ma quando andiamo? Dai, gira chi? Lo fai gira qui? Sì, la fuori, senza stroppio. Oh, là c'è una fontanella. Sì, ma quello qui sta quell'altra volta. Dai, calamo giù quell'altra volta. Qui. Stai a registrare, sì o no? Sì. Chi? Scappava fuori, anche se non ve ne frega niente, però scappava fuori l'acqua. Guarda che roba adesso. Dopo 8 anni asciutto. Cosa c'è? Quello cos'è? Non è altro che cosa? Un goccio d'acqua. Dai, andiamo giù, attenti spi... Stacca sa ripresa, ripia laggiù. Oh, tutto quello che mi dito non si è avverato. Pensa, 8 anni fa mi ho detto che chi dopo fra 5-6 anni non ci sarà più niente. Infatti sì. È passato poco più, però è finito. Sì. Ha finito, il lago era alto, guarda. Questo era alto 10 metri. Sì, tutto. Laggiù, fino a là. 10-12 metri. 15, to massimo. Quant'era qua dei metri più o meno? Una decina. Quanto sarà da lì a lì? Guarda che tanto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è una decina di metri in più! Tutte le nostre previsioni si è avverate e nessuno ci ha ne creduto, vedi? Vedi? Oh, chi è che non ci crede alla fine? Vedi i risultati? Mamma mia! Manco l'evidenza! Era a forma di cuore, oh! Infatti, guarda, è così, eh! Sì!
Oh, arrivava laggiù, laggiù. Io mi ricordo quella punto lì mi si faceva che c'era troppa acqua. Sì. Pensa che roba. Oh, stacca, dai, stacca. Una pisciata. Non zoom mai, se no mi pigli il cazzo. Vabbè. Oh, è congelato, eh? Guarda il piscio. Mio va sotto. Eh no. E no, misè, mai visto? Il piscio sopra l'acqua. Cosa? È rimasto lì, eh? È rimasto lì. Asciugo. Dopo quello suonato viene congelato col piscio. Sì. Vabbè, lì, il piscio sta lì. Guarda, va, guarda che roba. Guarda, va. Oh! Oh! Che bada! Porca miseria, guarda, oh! Un vetro! Madonna, l'è spesso! Guarda, pare un piatto! Mamma mia! Questo taglia, oh! Guarda, guarda, che bello! Mamma mia! Guarda, che bello! Però mi fa con le mani. Sì, poi perché è una lassa. Attenzione, senza guanti! Senti che rumore! Rimbomba, oh! Sì, oh! Mamma mia! Guarda, guarda! Mai visto! Manco io mai visto! Oh, stiamo al termine, eh! La fine la fine d'estera, la fine dell'era cosmica, la vediamo proprio nei risultati. Laghi secchi, sciutti al massimo. Lago depilato nel 98 non c'era più niente. Quando è? No, nel 98 ancora c'era, che c'era quell'acqua che spurgeva, no? Nel 2000, dopo, nel 2000 non c'era più un cazzo. Vabbè, però se parolacce, scusate, Però ti viene spontaneo, Ti viene spontaneo, questa è la rabbia che sentiamo dentro, la cattiveria dell'uomo, la bestemmia, Dio ha fatto sì che scomparisse l'acqua. Dalle fonti sempre che hanno buttato sempre, nei laghi ghiacciati, nei ghiacci perenni, non c'è più niente, grazie alle bestemmie. Questi risultati, guarda, vediamo. Guarda, la luna ci guarda, dice guarda lì, che uomo di merda che è diventato. L'uomo contro il suo creatore, pensa. Mamma. Impregamo a chi è che ci ha creato, a Dio, Dio onnipotente. Prima stammi lassù. Prima stammi lassù, guarda che bello lassù. Oh, lassù non dice se sta, mamma eh. Sali mano, dice se sta, stacci. Senti che differenza, anche se non c'è il sole, sì, quanto sì, è più caldo. Sì, sì, sì. Incredibile oggi. Un po' di tristezza di sta roba che stiamo a vedere. La contentezza che stiamo qui e te a contemplare Dio, però a tirare i ghiacci in mezzo al lago, guarda lì. Oh. Adè, tiro un sasso, vediamo un po' se rimbalza, dai. Poco ci manca. Guarda, questo non può rimbalzare. No. No! Si è spezzato! Sì, oh! È lì sopra! Che cazzo ha creato lì mai sotto? Hai visto che... Oh, guarda, guarda, eh! Guarda, guarda! Questo, vediamo! Guarda, vediamo questo, eh! Guarda, vedi sto sasso qui? Questo pesa, eh! Pesa 5-6 kg, guarda, vediamo! Sentimi, oh! Pare quei rumori! Hai visto? Niente! Non bacio! Provo a tirarlo te, dai! Prova a tirarlo... Oh, io l'ho bucato! Sì, l'hai bucato, però è armato sopra dopo. Sì. Si è spostato. Vedi? Si è creata una bolla d'aria! È vero, guarda! La bolla d'aria! Guarda la bolla d'aria là! Dondata, finì! Guarda! Sì! Pare le forme aliene! Oh, roba che non mi scappa qualcosa qui sotto! Non c'è niente, oh! No? No! Vabbè, vediamo questo, va! quello ho paccato, troppo pesanti. Madonna, c'ho le mani congelate. C'è la melma. Però non puzza le sbocca, eh. No. È terra di montagna. Sì. Vabbè, proviamo questo, poi basta. Poi andiamo via, dai. Sì. Pare quei rumori delle giostre. Dai, un'altra volta. Porca puttana. Senti, oh. Che figata! Ma te guarda Dio che rumore naturale, oh! Però non si sente da lì, eh! Ah, beh, è vero! E adesso un altro... guarda, non mi sento più! Mamma mia! Oh!
Uno è andato sotto, eh? Basta, l'ultimo lo famo rimbalzare. Fino dall'altra parte del lago! Oh, una miseria! Lo vuoi tirare te, Nantro? Sì! Dai! Oh, sta registrando. No. Proprio dentro. Poro lago, tu pensa, oh, un lago così grosso, guarda, era enorme prima. Tutto quanto comprendeva, guarda, là sulla strada, riala su a paro della strada, gli alberi sotto. Eppure, guarda, dove era, vedi l'erba lì? Sì, sì, sì. Tu pensa, un lago così non c'è più niente. Ce l'hai fatto? Sì, io, mi suppongo. Boh. Te guarda i sassi là davanti, lì sopra il gelo, guarda. Guarda quei sassi. Mario. Dai, non li vedi? Quelli sopra il gelo là? Pare in realtà. A me mi piacerebbe farmi una cagata ante il gelo, per vedere che galleggia. Per vedere la merda che galleggia. Però non me ne va più. Non me ne va più perché è troppo freddo. Guarda qui che figata. Guarda, va! Guarda che roba! Oh. Che bello! È bello sti lastre di gelo! Però è peccato che sto lago è finito! Non c'è più! Questa è una vena! È una vena d'acqua! Una vena d'acqua che è stata presa! Cioè ne ha fatto una casetta per pià l'acqua e per gli acquedotti! Senza meno! Pensa un po'. Ma senti, l'acqua scorre, oh! Nonostante tutto. Sirene, come fa a buttare che non piove? I laghi tutti asciutti quasi. Tutto asciutto? Sì, che dice che viene l'acqua delle vene, butta fuori dopo 5 anni da quando ha nevicato. O ha piovuto. Però 5 anni fa pure quanto ne ha fatto? Un cavolo. Quel poco è quello qui. Per dare l'acqua alle bestie. Perché quella donna è egoista, questa qui è puttana? Perché ci siamo soffermati là che c'era una risorgiva. Scappava l'acqua oltre il lago, scappava da un'altra parte. Una pozza. Troppo grosso. Puttana. Non c'è un'altra strada là? No. A chi? Se vai in da su, qui andiamo su a piedi. Spacchi tutto qui. Vedi? No, no, c'è la strada. Siamo su? Sì. Ma corri qui, tutto tremante. Allora, adesso stiamo andando su per sta collina molto ripida. Però non lo so, io non penso che la famo adesso. Tu ci troviamo, c'è il sole che fa sul lustro. Guarda lì, guarda dove siamo rivenuti su lì. A madonna, è ripido. Ma gustato, questo è un trattore di macchina. Te manco se la facevi. Io? Io a piedi. No, non ce la facevi manco te a sta macchina così trattore. No, no, però lo sapevo più o meno, me l'ho fatta apposta, per la neve. Solo che qui ho rischio perché i sassi rimbalza, gli gira le ruote a volte. No, no, chi non si fa. Andiamo su, dai, lì la punta, ci siamo riati. Bello, al monte, dove eri prima? Sì, l'aereo là, uno là. Uno là. Non me frega. Vuoi far salire giù? Sì. Andiamo, dai. Guarda qua, oh. Stonte una punta d'un monte, guarda la mia ombra. Che bello. Quell'altro è le altre punte. Sì! Annata bellissima, proprio.
passata col cugino in questi posti meravigliosi che solo con la macchina 126 potevi arrivare. Manco con la Panda, io sì, la Panda sì, però la Panda è troppo grossa forse per passare lì. No, vedi, è bello stare sulle punte dei monti. Sì, bellissimo. Nonno, io non vedo niente. Che è un sasso? Si dovrebbe vedere lì. Lo ha. Il gran sasso, guarda. 200 km di distanza si vede. E nammato. Ma non 200 km da qui. 200 km dietro quei monti lì bianchi. Addirittura. Quello lì 300 km da qui. Sì. E nammato. Pare che sta sul dorso dell'animale. De quale animale de preciso? Un cammello? Un elefante. Oh, là cosa c'è? Un vulcano, un ex vulcano, un due col paese là. C'è un buco in mezzo. Visto là che buco? No, beh, dai. Non si vede da qui, però è un'altra culina dietro. Ah, sì, è un dorso dell'animale, sì, pare. De un cavallo. Anche. E che immensità. Più totale, nella sua grandezza. O praticamente, piamo quella strada laggiù, eh? Guarda. Quella laggiù. Quella laggiù, sì. Sì. Andiamo giù e andiamo alla diga, la diga là! Guarda lì, oh. Che bello, Dio nostro! E lassù c'è un altro pianeta di vita. La Luna. Che bello. Quella è la strada per Poggio San Vicià. Qua andiamo di là. Però ormai siamo di qua, potremmo andare anche di qua, perché siamo di qua. Sì. Ma te guarda, qui siamo sulla punta del monte. Tra un altro monte che oggi Dio ha voluto che lo percorressimo. Sì, sì. Cioè, benissimo. Dio, sei meraviglioso proprio. Che bello. Ti guarda che punta, oh. Si vede tutto, il gran sasso compreso. Che pezza di cagata a forma di pigna e a forma anche del bucio del culo. Se eccola la forma. Pare che se uno li apre si tira fuori i pinoli. È vero. E poi le cagate delle pecore. E delle... Insieme quel chiarore del sole che sta a tramontare l'ante col monte là. Che monte è quello, lo sai? No. Quello là, vedi il chiarore del sole, che bello. E a stora se noi eri lassù come quelli, se venissero giù da quelli, vedrebbero il tramonto. Lo spettacolo del tramonto. Ora lassù fate c'è il sole sulla croce. Però sarà un freddo. Freddo qui? Più basso. Oh, è pericoloso pure per la strada che c'è la neve ancora. Certo. Andiamo, dai, andiamo, sennò non la fanno più a scappare con la macchina. Ciao, andiamo via! Che bella chiesona. Vicino a Piro. Va bene. Sono mille macchine che ho avuto qui, sempre in mezzo all'acqua del lago. Ecco. Guarda lì in Durria, l'acqua è poco profondo. Cioè il lago in mezzo sta a mia diga in mezzo chilometro, perché va giù come quella collina lì. Allora, che te c'hai la cartina vecchia, che c'hai i segnali stradali in mezzo al centro del lago. Sì, perché c'erano le strade vecchie che erano nei fondovalle. E qua giù c'era tutti in croci, uno per Moscosi, uno per Castreggioni, uno per Apiro e uno per Cingoli. Pensa che più o meno. Massimo, perché è stato pure che arrivava lì.